Ciao ragazzi, oggi vedremo come si fa a scrivere in giapponese utilizzando una normalissima tastiera, anche quella italiana. Per far questo dovremo cliccare qui dove c'è scritto Ita, poi io ho già installato l'impostazione giapponese, ma se voi non l'avete già installato dovete cliccare su Preferenze Lingua. Siamo su Windows 10 naturalmente qui. Dovete cliccare qui su aggiungi una lingua, scegliere il giapponese e sarà aggiunto alla lista dopo che saranno scaricati i relativi dati. Fatto che avete questo, cliccate di nuovo qui e cliccate su giapponese. Bene, dopodiché premetto che io di giapponese so poco e niente, so dire delle cose molto di base, ma non chiedetemi di fare un discorso in giapponese perché non sarei assolutamente in grado. Detto questo, se cliccate qui col destro, potete scegliere il metodo di scrittura preferito, il metodo di scrittura che più conviene usare in questo caso è il metodo di scrittura hiragana, e adesso vedremo perché. Nel giapponese ci sono tre metodi di scrittura. Uno è per l'appunto l'hiragana, che è il principale che useremo, gli altri due li vedremo in seguito. Cominciamo con scrivere una cosa molto basilare, ad esempio konnichiwa. Konnichiwa, che in giapponese vuol dire salve, è un modo per salutare la gente. Notare che l'ultima sillaba, wa, in realtà si scrive ha. Allora, partiamo con lo spiegare come funziona il sistema di scrittura hiragana. Il sistema di scrittura hiragana è un sistema di scrittura sillabico, ovvero sia ogni carattere rappresenta una sillaba. In altre parole, il metodo di scrittura hiragana è un metodo di scrittura che indica come una parola si pronuncia. Quindi, se dividiamo questa parola nei vari suoi caratteri, la dividiamo essenzialmente in sillabe. Ko, n, ni, ci, wa. Bene. Ora scriviamo qualcosina di un pochino più elaborato. Potrei scrivere io sono Antonio in giapponese. Partiamo scrivendolo in maniera informale, ovvero Boku wa Antonio. Abbiamo scritto Boku wa Antonio. Ora, è questo il metodo giusto per scrivere questa frase? No, perché come vi accennavo prima, esiste più di un metodo di scrittura in giapponese, noi ne abbiamo usato uno solo, però in questa frase alcune parole vanno scritte con metodi diversi, perciò riscriviamola. Boku, che in giapponese significa io. Questa parola in realtà andrebbe scritta con il sistema di scrittura kanji, ovvero sia kanji è il modo in cui in giapponese vengono definiti i caratteri cinesi. Per far questo dobbiamo premere la barra spaziatrice e premere il pulsante invio. In questo modo abbiamo scritto Boku nel modo giusto. Come funzionano i caratteri cinesi? I caratteri che in giapponese vengono definiti kanji. I caratteri cinesi non sono un sistema di scrittura sillabico e non indicano la pronuncia della parola. Questi caratteri esprimono il concetto di una parola. Tanto è vero che esistono in giapponese molti caratteri con la stessa pronuncia, ma essendo i caratteri diversi, anche il loro significato è diverso. Questo sistema di scrittura effettivamente può risultare un po' complicato per chi studia, per chi non conosce questa lingua e la vuole imparare. Ma passiamo oltre. Volevamo scrivere Boku wa Antonio. Però l'abbiamo scritto solo poco, quindi wa, che però si scrive come se fosse ha, scusate, Antonio. Già mi dà una lista
di come andrebbe scritto. Se noi premiamo la barra spaziatrice, questa parola viene convertita, secondo il sistema di scrittura, katakana. Come il sistema di scrittura hiragana, il sistema di scrittura katakana è sillabico. Va usato generalmente quando utilizziamo delle parole di origine straniera, ad esempio il mio nome non è un nome giapponese, perciò va scritto in katakana. Premiamo invio e mettiamoci un punto. Bene, siamo riusciti a scrivere questa frase nel modo corretto. Questo però è il modo scusate, informale per dire io sono Antonio. Se noi volessimo dirlo in maniera formale, dovremmo cambiare un pochino le carte in tavola. Perché il modo formale per dire questa frase è Watashi wa Antonio desu. Quindi, a posto di boku dobbiamo mettere watashi. Anche questa parola va convertita in kanji, perciò premiamo la barra spaziatrice. In fondo, desu, che si pronuncia desu. E va lasciato in hiragana. Bene, ci siamo presentati in maniera formale. Niente, direi che se conoscessi un po' meglio questa lingua vi farei degli esempi un po' più concreti, ma direi che possiamo fermarci qui. Grazie per l'attenzione.